Allora, buongiorno, buonasera, siamo il 25 luglio, credo, 25 luglio del 2021, ma ora dobbiamo fare un passo indietro di qualche anno, dobbiamo tornare a novembre del 67, quando uscì questo numero, che era il numero 85, di Criminal, la guerra è bella solo per chi spera. Era il numero 85 di Criminal. E da Agua Criminal, insomma, sì, lasciato veramente un po' da parte i Bonelli in questo periodo dell'anno, ma insomma, forse per spirito di contraddizione, Ich bin der Geist der Stetsnacht, diceva Mefistofele, direte che è un po' il mio lato di carattere, nel senso che io tendo quando una cosa me la dà, cioè, siccome la Bonelli la sta facendo una super horror plus di uscite. Io tendo a parlarne meno, magari quando le uscite diminuiscono tornerò a parlare da me, anche perché non ci si sta dietro, non ci si sta dietro. E io ho anche Crimea, ho tutta una serie di cose da seguire, nel senso che ho Crimea, Davos, no, ce ne ho diversi, insomma. Quindi poi Crimea, l'ora di Crimea, l'ora del giallo non si rinuncia e non c'è Bonelli che tenga, e Dago e Crimea si contendono, Dago esce, insomma, ma questi sono. Stavo ancora uscendo, per fortuna Criminal no, e avevo letto in uno di quei fascicoletti di accompagnamento a Diabolik che sì, è di tutti è sopravvissuto solo Diabolik, sì, questo è vero, ma è anche vero che alcuni numeri di Criminal sono nella storia del fumetto. Cioè io, sì, è vero, Diabolik è ancora in edicola, cioè, ma non è un'imitazione di Criminal, su questo ci ritengo. Sì, c'è la K e va bene, ma se leggete veramente questo numero, capite che veramente siamo in un altro mondo. Già il titolo, La guerra è bella solo per chi specula, capito? Un titolo simile in Diabolik non sarebbe. E Max Bunker è certamente uno dei grandi sceneggiatori italiani del dopoguerra. Poi ritorneremo sempre al solito discorso perché Criminal si è estinto e va bene. Forse anche perché Criminal è andato all'incontro tra Magnus e Bunker. Insomma, il fumetto seriale dovrebbe prescindere in parte da quello che è poi riuscito a fare di Dylan Dog, cioè ci deve essere sempre un parricidio, come nell'Edipo Re, nel senso che a volte la figura paterna diventa ingombrante, come era ingombrante Tiziano Sclavi per Dylan Dog, e che poi alla fine tutti riflettiamo, ma è Tiziano Sclavi, e l'ombra di Tiziano Sclavi aleggia ancora su Dylan Dog, perché quando hai dei padri così importanti, dice, ma anche Diabolici ha avuto sorelle Giussani, sì, però le sorelle Giussani vivevano questi numeri più in maniera più artigianale, mentre questi numeri di Criminal sono dei veri, oserei dire, dei capolavori del fumetto, che non sempre, cioè dei capolavori artistici con un livello grafico altissimo di Magnus, che in Diabolik non c'era. Mi dispiace, io sto facendo la statica di Diabolik, ma il livello grafico esatto. Questo e tra questo. E questo c'è un abisso. Max Bunker, che era uno sceneggiatore, quindi si era creato una sintonia che finché è durata ha creato delle cose bellissime. Poi a un certo punto questa sintonia si è rotta tra Magnus e Bunker, e Criminal, secondo me, in un certo senso non poteva, cioè non ce la faceva andare avanti senza Magnus e Bunker. O forse ce l'avrebbe potuta fare, ma chissà, del senno dei mai e dei se sono piene le fosse. Quindi no, non è un'imitazione di Crimin di Diabolik, ma questo è un altro discorso e torniamo a questo numero che io vi dirò che è un capolavoro e direte, ma tutte le volte ci dice che è un capolavoro. Sì, perché qui ovviamente in un fumetto popolare, che era come Diabolik, si affrontavano temi politici, per cui non è una copia di Diabolik, cioè Crimin è un'altra cosa, è veramente un'altra cosa, anche se c'è la K, sì, la K l'ha presa da Diabolik e va bene il pugnale, ma a parte la K e il pugnale, è tutta un'altra cosa, veramente tutta un'altra cosa. Perché in un fumetto di questo formato, i numeri di Criminal avevano questo formato,
Max Bunker ci parla di politica, la guerra nel Vietnam. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. E un po' ci siamo qui. E ovviamente è una feroce critica. La guerra c'è già il titolo. Quando andavi in edicola negli anni nel 69, novembre, 9 novembre, 9, novembre del 67, 9 novembre del 67, mi sembra, c'è una memoria che fa acqua da tutte le parti. 9 febbraio del 67, scusate. 9 febbraio 67, è ovvio che chi comprava questo fumetto, per quanto distratto, si rendeva conto che era un fumetto politico. Ora, il fumetto, c'è la teoria che il fumetto è svago. Il fumetto è semplicemente un'unione di disegni e testo che possa essere riprodotta a livello industriale. Questo è il fumetto. Poi quello che ci metto in quei testi e disegni sono affaracci dello sceneggiatore, del disegnatore, ma non c'è un obbligo a fare del fumetto un genere evasivo. Sì, è ovvio che il 90% dei fumetti sono d'evasione, ma non è obbligatorio, non c'è un decreto divino che stabilisca che deve essere così, e questo lo dimostrano i fumetti di Pazienza e di tanti altri, che hanno usato il mezzo per dire tutt'altra cosa. Ranx, Rossi, Tamburini e Liberatori. Quindi il fatto che Max Bunker nel 67, 9 febbraio 67, utilizzasse un fumetto popolare per dire delle cose piuttosto, per fare quasi una canzone anarchica che rimanda addirittura a canzone anarchica come Libertà, Libertà, che trovate nell'Anno del Signore. L'età è un po' simile di quando l'uscita dell'Anno del Signore di Luigi Magni e questo fumetto. Quando Targhini e Montanari sono condannati a morte, mi ricordo che Targhini e Montanari con la chitarra cantano Libertà, Libertà, che è una canzone anarchica. Quindi è un fumetto che chi lo leggeva anche per svago, anche per vedere le donnine di Magnus, qui di donnine ce ne sono poche, cioè c'è Gloria che è bellissima, poi parleremo di Gloria, ma qui ci sarebbe a fare un dibattito, veramente un dibattito. Qui si è trovato di fronte a una feroce critica sociale dell'imperialismo americano. Cioè, Max Bunker, che è stato uno dei primi, è stato anzi quello che ha fondato il primo fans club di Elvis Presley in Italia, ma non credo ci siano più, però negli anni 60, Elvis Presley era il re, the king. E quindi Max Bunker, che spazia dalla canzone fino alla psicanalisi, tutto c'è in questo fumetto. Il fumetto si articola in due parti, c'è la parte personale in cui ritorna Gloria disegnata da Magnus, qui è spettacolare. No, vi faccio anche notare che in questo fumetto, che è un fumetto serio, Crimina non appare mai vestito con il suo celebre costumino. Qui c'è nella copertina, ma è un bluff, no, bluff non c'è nel fumetto. Infatti il frontespizio di Magnus ha evitato accuratamente di metterci Crimina, perché Crimina imporrebbe una fuga nel fantastico. Qui non ci vuole, no, qui né Magnus né Bunker vogliono una fuga nel fantastico. Vogliono mettere il lettore, oggi ti diamo la cazzottata nello stomaco. Oggi dovrai riflettere sulla guerra del Vietnam. E questo è quanto. E quindi la scelta stilistica di non mettere Crimina in costume non è casuale. Vi consiglio anche di leggere Gaspa, che ovviamente cita Finché c'è guerra c'è speranza, ovvio, bellissima anche questa illustrazione di Gaspa. E si parla di tutti i film della guerra nel Vietnam, è ovvio che dicevo, si divide in due parti. Guardate questa Gloria disegnata da Magnus, ma spettacolare. Se fosse in bianco e nero sarebbe ancora più bella, ma qui i colori sono dati bene, devo dire che c'è stata, cioè, i colori in questi ultimi Crimina sono dati abbastanza bene. Mi ricordo dei Crimina di 20 o 30 numeri fa che erano delle cose, ma qui, insomma, ci siamo dati una calmata. No, qui i colori sono dati bene, insomma, a parte alcune cose sono dati bene, ecco, voglio dire anche perché. Non torno qui, però ovviamente in bianco e nero sarebbe stata un'altra cosa. Qui abbiamo, cioè, qui veramente Magnus e Bunker sono in perfetta sintonia. Uno dei motivi, l'ho già detto, per cui Magnus lascerà Bunker è che in Alan Ford
questo stilema qui tragico, anche se serviva ovviamente per accorciare i tempi, un occhio solo, questa figura qui, cioè questa figura qui è bellissima, sembra Liechtenstein, sembra dei quadri di Liechtenstein. In Alan Ford Magnus veniva molto ridimensionato in autore satirico, sì, è anche satirico, ma Magnus è anche Magnus. Quindi abbiamo una Gloria completamente disturbata e fuori di testa, e rendere la figura di Gloria la figura femminile più bella di Crimina. Io qui ci posso stare 10 ore, ragazzi. A un certo punto mi darò una calmata, perché è la figura di cui io sono segretamente innamorato, di Gloria. Beh, un personaggio fumetti, però diciamo perché è un personaggio affascinante, nel senso l'incontro con Criminal la deraglia completamente dalla razionalità che è rappresentata da Milton nella porta del lato irrazionale che è rappresentata da Criminal. Lei rimane sempre scissa da queste due. In questo volume tenterà come al solito di uccidere Criminal con uno stratagemma piuttosto rocambolesco, ma che serve a Max Bunker, che qui ha il sommo del genio, a unire la vicenda psicopatica di Lola alla guerra, di Gloria, scusate, alla guerra nel Vietnam. E quindi Gloria rinchiude Crimina in una cassa e lo spedisce in Vietnam con vari stratagemmi che non vi dico, ma tutti molto. Quindi, vabbè, quello che ci fa la figura un po' della terracotta è Milton che si porta in America la cassa con Crimina dentro. Cioè, c'è anche l'ironia, dice a un certo punto il senatore, dice lei sta sempre inseguendo Crimina, e buonasera, sì, mi ricordo, Milton non sa che si è portato da Londra in America a Crimina. In fondo a Gloria bastava che Gloria, per vendicarsi di Crimina, gli desse la cassa a Milton, c'è Crimina dentro. Però la vincita, cioè, a parte sì, sarebbe, non poteva essere, però è ovvio che lo fa, lo sostituisce un soldato americano, tal John Smith, e lo manda a combattere in Vietnam, sperando che muoia. Ovviamente tutto questo arc, qui la grandezza anche di Max Boon come sceneggiatore, ci serve solo per collegare le due vicende, la storia di Gloria. Gloria, veramente un personaggio bellissimo, hitchcockiano. E poi c'è tutta la seconda parte, la satira sociale, c'è un bieco speculatore americano. Ci sono ovviamente le manifestazioni. Qui è divertentissimo perché la guerra dei fumetti. Vabbè, c'è lo zio Sam, ma c'è Superman che è a favore della guerra in Vietnam. La DC Comics. Vabbè, queste sono le cose che rendono. Siamo qui a Alan Ford, è Superman che manifesta per la guerra in Vietnam, e qui c'è un Danny Shake, mi sembra, ricorda Air, anche se il film è successivo, che canta una canzone scritta, guarda caso, da Max Bunker, e inizia Libertà, libertà, che ricorda la canzone anarchica nell'anno del Signore. Libertà, libertà è il nome che lui dà a tutto quello che lui fa. Ora qui Max Bunker come poeta fa piuttosto schifo, se no vabbè. Come paroliere di testi, canzoni, era granché, però ovvio che era una presa in giro. Lui è ricco e potente e può tutto, tu puoi niente. Se obbedisci sei disciplinato, altrimenti sei radiato. Col pugnale e col grilletto mai ammazzò, e presto detto, ma di fame e di sfruttamenti ne ha ammazzati 1.100. Cioè, è sempre la tematica di Max Bunker che spiattella in faccia al lettore, dice c'è gente che uccide. Chi dichiara una guerra uccide lo stesso modo di uno che ti spara in testa, che potremmo citare. Vabbè. È ovvio che i venditori di armi, eccetera, eccetera, uccidono indirettamente, soprattutto quando c'è una guerra, ma questo lo dice già il titolo. Quindi è la morale di Max Bunker e Magnus, che qui vanno perfettamente d'accordo: la guerra è ovviamente. Johnny Shake che morirà tragicamente in Vietnam. Qui Criminal e Lola, che la vendetta. E poi apparirà Gloria che salverà Criminal. C'è la scena in cui Johnny Shake morirà. E c'è l'incontro tra, qui ricorda addirittura la guerra di Piero, i due soldati che si trovano, ognuno con una divisa di differente colore,
Il Vietcong spara, e qui ricorda proprio, non so di quando è la guerra di Piero, ma è quasi citata la lettera. Di quando è la guerra di Piero? Perché sembra veramente la guerra di Piero, sembra la guerra di Piero messa a fumetti. Ho questo dubbio amletico. Non so se Andrea si è ripreso di Piero, di Andrea, perché è proprio la stessa scena di quando è la guerra di Piero. Non c'ho linea, ovviamente, però è esattamente la scena della guerra di Piero in cui i due soldati si trovano diversi con la divisa di diverso colore. E non volevo sparare, non volevo, ho visto i tuoi compagni, eccetera, eccetera. Amico, neanche io volevo, ci hanno spedito qui chissà perché ad ammazzarci, o null'altro, per ingrassare qualcuno. Io odio la guerra, qui è proprio la guerra di Piero. E alla fine moriranno tutti e due. E qui la morale è abbastanza, forse può sembrare oggi un po' ingenua, vista con gli occhi smaliziati degli sceneggiatori, ma il Viet Cong e il soldato americano che muoiono tutti e due nella stessa fossa, rispetto alla guerra di Piero, è che sì, il Vietcong gli spara per primo, aveva la divisa di un diverso colore, eccetera, eccetera. Mi sembra proprio la ripresa quasi letterale della guerra di Piero, che ovviamente è molto legata a questo fumetto. Ora, non riuscendo, vabbè, non avendo la data della guerra di Piero, non so se la guerra di Piero è prima del 67 o dopo. Ma sicuramente Max Bunker ha letto, a guardarvillo si è letto, ha sentito la guerra di Piero, oppure anche di Andrea ha letto Crimina, perché nel 67, ragazzi, Crimina si leggeva. Magari hanno avuto la stessa idea insieme, però, e in questa storia addirittura Crimina verrà salvato da un Vietcong, sempre per ribadire il concetto che i soldati, sebbene con divise di diverso colore, sono tutti fratelli. Tutto questo è un fumetto degli anni 60. Ma io non la vorrei fare troppo lunga, c'è la guerra di Piero, Air, anche se quello è un film del 70, quindi è sicuramente dopo, lo scambio di persone in Air, non so se vi ricordate che Bukowski, no, che quell'altro che si scambia con Bukowski, insomma. Però rimanda veramente questo fumetto, è per dire, leggetelo anche se non fate la collezione di Criminal, compratelo, perché è veramente. Poi a me piace tantissimo anche per Lola. Ovviamente Lola, no, Lola, Gloria, scusate, io Lola e Gloria mi mischio, faccio Lola e Gloria, con Gloria che è veramente una figura bellissima di Crimina, poi anche insomma, insomma, in realtà Lola a volte sia un po' l'idea, vabbè, che sia un po' il rimpiazzo di Gloria, perché Gloria, come, cioè, Gloria secondo me sarebbe stata la compagna perfetta di Crimina. Sì, nel senso perché sono tutte e due, sia Crimina che Gloria. Lola è più normale perché è una ragazzina che si innamora perdutamente di Crimina, che lei vede un eroe, però sia Gloria che Crimina sono due persone un po' disturbate mentalmente, anche perché Crimina ha avuto un'infanzia terrificante. Gloria lo vuole uccidere, ma per la solita questione odi et amo, quare id facia sento sed excrucio. La poesia di Catullo odio e odio et amo, insomma, proprio la poesia di Catullo trasformata in fumetto. Comunque questo leggetelo, prendetelo, perché veramente vale la pena di leggere, se ve lo. Oh sì, io mi con Criminal mi lascio trascinare dalla foga, però questo è veramente un numero 49, numero 85, del 9 febbraio del 67. Bellissimo, bello, bello, bello. Bello, bello, bello. Secondo me questi sono dei capolavori del fumetto che vanno letti, perché a distanza di boh, quanti anni. Guerra in Afghanistan, siamo sempre. Sono fumetti di un'attualità sconvolgente, cioè quello che ci stupisce. Leggere oggi la guerra è bella solo per chi specula, valeva negli anni 60, ma vale ancora oggi. Max Bunker, grande, è veramente grande. Magnus, grandissimo. E se vi perdete questa roba, affaracci vostri, nel senso che. Oh, questi fumetti forse vi fanno capire perché io sia un ammiratore di Criminal, perché in Criminal ho sempre trovato, non ho solo trovato, cioè in Diabolik c'è l'evasione, ma in Criminal ho sempre trovato un sacco di cose, ma comunque dà sempre un sacco di spunti di riflessione.
dalla psicanalisi di Gloria alla società, eccetera. Quindi per me Max Bunch è uno veramente dei grandi sceneggiatori del Novecento italiano, forse uno dei più grandi, assieme a Gianluigi Bonelli, Sergio Bonelli e chi volete voi, ma Max Bunch, Luciano Secchi in arte Max Bunch, è certamente tra i grandi. E con questo lo passo e chiudo.